lo sapevamo, ne avevamo già parlato. Come vogliamo iniziare il 2021? Dunque, in effetti, non si sa se il videogioco uscirà a questo punto, quindi può essere che anche uscirà prima il gioco di ruolo. È probabile. Daniel Games aveva già fatto uscire lo starter pack. E ora abbiamo invece il manuale base, bello, un mattone, 486 pagine di Cyberpunk Red. Arriva finalmente. Come è il prezzo? Ah, 50 euro sicuro. E siamo arrivati a 100, andiamo avanti. Come minimo. 100, tra l'altro, questo manuale conterrà 100 pagine di queste 400 solo di lore. Solo, cioè, 100 ragazzi, pagine di storia. Perché comunque deve ricoprire un arco di tempo molto lungo. Che poi, io dico sempre, i problemi non so i soldi. Perché io in un modo o in un altro li trovo, ma il tempo, perché ci vuole tempo per fare tutta sta roba, i giochi di ruolo, i giochi da tavolo, i videogiochi, e l'associazione, e la mia vita personale. No. Tra un po' c'è il bebenda, però c'è il lavoro, che fate caso è l'ultimo che c'è. È l'ultimo, cioè c'è un senso però. Il manuale sarà nuove regole, ma sempre che si riaffacciano a quello vecchio, quindi a Cyberpunk 2020. Tra l'altro, perché si chiama Red? Molti lo chiedono. Perché è esplosa una bomba nucleare nel 2023 e i cieli di Net City sono diventati rossi. Finito questi periodi rossi si arriva al 2077, ecco perché è Red il gioco. Poi c'è collegato al videogioco. Tra l'altro non lo sapevo, un rework con Netrunner, che sarebbe l'hacker. Esatto. Nel manuale del 2020, l'hacker stava nel gruppo ma faceva un gioco a parte, non interagiva mai col gruppo, perché l'hacker era l'hacker, quindi stava sul computer e non faceva mai le mosse. Invece adesso non interagisce? Sì, è di tipo Watch Dogs, okay. Riferimento. Hanno inventato un sistema in cui il Netrunner fa due cose assieme. Fa uno sempre nella rete, può creare cose tramite Wi-Fi, e uno in realtà ti attacca uno spinotto e tu diventi suo. Allora, ladro regalo. Uscirà nel 2020 come scrivere avventure che non facciano schifo. Manuale 1 e 2 rilegati in un unico manuale. È fighissimo, senti che si chiama così. Sì, sì. Poi per i disegni. Quello di Jewel è adattato, molto indicativo, non solo, ma è molto indicativo per la quinta edizione di D&D, ma è anche per l'Old School. Infatti i disegni sono all'Old School. E ce lo vuole regalare a me Gianluca, perché noi facciamo avventure che fanno cagare. No, perché... Se volete potete andare a vedere sul canale, ne abbiamo fatto vedere. Non è vero, ce n'è uno invece che è fantastico e dovreste andare a vedere. No, è per cui vuole dare spunto invece. Okay. E in pratica è del manuale della Goodman Games ed è soltanto arricchire il suo modo di poter narrare una storia. Come puoi creare un personaggio cattivo? E anche per questo hanno chiamato degli esperti per fare questo manuale, quindi non è scrittore importante. Tre davanti. Ma io so che ancora devo arrivare al minimo a 5, perché me ne manca uno. Arriva. Non lo vedo scritto. Arriva, infatti. Allora, gioco di ruolo per due persone. Non lo sapevo. Cioè, hanno inventato un gioco di ruolo per due persone. DM e il giocatore singolo. Si chiamano Cthulhu Confidential. E io questo 4 ce lo metterei, ma perché odio. Non mi piacciono i giochi per due. Però è bello. E secondo me è però anche 4, ce lo voglio mettere. Vai. È anche molto utile per il momento storico nostro. Arriva. Un sistema pensato apposta one to one si chiama, ossia il master e un giocatore. Ha quattro avventure, il sistema è quello che vi dicevo prima, anche del giallo, perché è lo stesso editor. Sono manuali Lovecraft, quindi Cthulhu, quindi Lovecraft, li tengo semplicemente. Questo non me ne frega un cazzo, scusate, io continuo a dire. Torniamo, Warhammer Age of Sigmar, un altro Warhammer. Esce un manuale base sul Bond, con un sistema pool di 6, un altro Warhammer. E poi, io appena l'ho visto, fatto screenshot, l'ho mandato a lui. La Need Games, tra l'altro, sono loro i curatori, gli autori sono loro, l'hanno fatto loro. Mi sto a segnare, raga, un attimo. E sono stati, siete stati mitici la Need Games a fare una cosa del genere. La Need Games è associata con l'Asmodee. Che cosa ci esce con l'Asmodee nel 2021? Il rifacimento, il rework, si può dire, di un gioco, dimmi tu, un gioco da tavolo dei più venduti mai venduti? Come si può dire? Non gliela fa, mi bollo che mi sta. Uno dei migliori American, giusto? A mio avviso, quando si parla dell'avventura post-apocalittica con zombie, gioco da tavolo più bello che esiste, secondo me è zombie side. Poi decidi tu quale tipo, perché ognuno ha la propria ambientazione, vuoi più fantasy, ce n'è uno, vuoi più futuristico, vuoi quel lato, quel classico, c'è un altro, ma zombie side è imbattibile. Cioè, ne ho tanti altri, però l'ebbrezza che mi dà tirare quei cazzi dati in aspettando di spaccare tutto, me lo dà solo zombie side. E Need Games, cosa fai? Sì. Io quando vengo a casa sua, uno dei primi giochi che mi piace giocare è quello. L'Asmodee adesso farà uscire il 2.0, che noi compreremo, di Zombieside, e... Gioco di ruolo! Yeah! Ragazzi! Yeah!
E un momento stava per partire la ripresa, mi ha detto che posso unirlo al gioco da tavolo. No, ragazzi, è impostato questo manuale di Zombicide, tra l'altro si chiamerà Chronicles, cronaca di Zombicide, per far sì, Zombicide 2.0, per far sì che tu, cioè il manuale, e puoi usare il gioco da tavolo per giocare una sessione di Zombicide. Ho solo un lavoro e solo 24 ore in una giornata. Cercate di venirmi incontro. E poi qui non è che ti si inculano i soldi solo del GDR, qui ti si inculano col GDR e col gioco da tavolo assieme. Perché poi, che fai? Non lo compri un'espansione per farti dare le miniature e le planche che ti servono per fare quell'avventura che stai pensando da tanto tempo, che è bellissima, e poi questo gruppo a fare sì, lo fai. Quindi, signori della Need Games e dell'Asmodeus, se anche volete, vi consiglio, non fatelo solo voi master, ma fatelo insieme al vostro gruppo, perché sì, 40 euro diviso 5 è 9 euro, e con 9 euro già andate a mangiare una pizza, anche perché non potete, tra l'altro, e quindi giocateci, quindi compratelo, e voi della modella della Need Games siete il male. Comunque, siete belli. La pasticca per la pressione non è perché mangio, è perché mi mette l'agitazione queste cose. Dove li prendo? Un rene mi comincia a donare. Siamo alla quando chiusura? Ci sono rene, 3 mesi con queste spese. Sì. Secondo me un rene, un pancreas, un metà pancreas. Poi se le dico che pancreas ricresce. Vabbè, o il fegato, va bene, comunque. Andiamo in fegato. Dunque, linea originale 2021. Chiudiamo tutta questa bella carrellata con i Need Games, ve l'ho detto, hanno fatto Zombicide, ma addirittura faranno a livello internazionale una nuova venuta nel mondo dei giochi di ruolo, che sta arrivando, sta per colpire tutti quanti noi, ovvero i giochi di ruolo alla Japan giochi di ruolo. E qui Luis Bo. E sta arrivando, sì, e questo è figo, questo è figo. La Need Games si prende carico di questo gioco e diventerà proprio l'editore internazionale, un gioco giapponese che però ci pensano a farlo, si sobbattono loro tutto quanto, e il gioco di ruolo è Fabula Ultima. Allora, se voi andate a ricercare, tra l'altro è un Table Tank Japanese Role Player Games, TTJRPG, che c'è. Table Tank perché lo puoi, cioè, poi piazzare sul tavolo con le miniature e tutto quanto, ci saranno sicuramente anche così, applicazioni del genere, vedete? Esatto. Che se no non sarebbe un JRPG, sì, se non lo complicano. E in pratica, questa Fabula Ultima è fatto veramente molto bene, perché manuale in cui si hanno i classici tropi, ovvero tutte le cose classiche di tutti i giochi di ruolo vecchia maniera che vi vengono in mente, infatti molto viene ripescato dai Final Fantasy. Tutte le classi di alla Final Fantasy, ma non solo, anche alla Dragon Quest, parlano proprio di JRPG cazzuti, quelli che ci hanno cresciuto da noi. Sì, sì. Sistema è un Fabula System fatto apposta per dire, vi stavo dicendo di Final Fantasy, come ti approcci in questo manuale? Devi scannerizzare i mostri per poi poterli ingaggiare durante i combattimenti. Devi sfruttare le debolezze. Gli elementi. Sì, il mostro di fuoco tu devi usare i jacks. Certo, non mi dispiace. Abbiamo il mago, il sorcerer, il soldato, tutte le cose classiche dei vari Final Fantasy. Comprende tutto per giocare. Se arriva fino al livello 50, tra l'altro i livelli sono altissimi, le ambientazioni. È un manuale unico che ti dà lo slancio per fare ambientazioni alla High Fantasy, alla Magitech, quindi ambientazione Harry Pottiana però tecnologica, e sono dei continenti che si possono legare assieme, cioè tutto in un manuale unico, con tra l'altro, adesso me lo sono perso, ma c'è un disegnati da un mangaka bravissimo proprio, quindi i disegni sono fighissimi, sono quelli, se vi vengono in mente i primi Final Fantasy, sono ripresi da quello. Sì, davvero mi sto ha una meccanica con i boss, e quindi gli togli un'attacchetta e il boss cambia stile. E quindi tutti i giocatori a tavola si devono adattare. Sì, è una figata. Sì, è una figata. Lo so, anch'io ho fatto quella cosa che hai fatto tu adesso. Non mi vedete, ma sto in ginocchio a terra, ragazzi. Sì, sto prendendo a male. Confermo. Anche qui non ho idea di quando costerà, ma tanto ormai la Need Games, non lo so. E se vi vendo l'anima, lo accettate? Non mi dica in giri la pagina, ce ne sono altri. No, abbiamo chiuso. Torno su, aspetta. No ragazzi, non potete capire. Però poi qui hai tempo, perché fra loro faranno uscire qualcosa. Ho capito il tempo, ma c'è. Uscirà completo nel novembre del 2021. Ho capito, ma vi ricordo ci sono pure i giochi da tavolo e i videogiochi là dietro. Sì. Una famiglia da tenere in piedi. Però, e che fai? A te che ti piace Final Fantasy e non ce la fai una bella giocata di Non lo so che va finita. Così. Maledizione. L'anno prossimo avrò ancora questa maglietta. Però che sarà cambiato questo, perché sarei sotto un fiume. Lo so, palcato. Sì, quelle.
approfitto di quest'ultimo momento sui nostri tavoli, il gioco di ruolo Not the End, che ha vinto il gioco di ruolo dell'anno. Faccio ancora i complimenti, perché leggendo mi sembra una grandissima e bellissima idea, e sono contento che abbia vinto. È un gioco di ruolo che non ha un'ambientazione. Esatto. E l'idea... piazzarlo ovunque. Esatto. È un'idea bella. Strana. E a me le cose strane mi sono sempre piaciute. Ci piacciono, no? Ci piacciono. Perché i Rolling Games sono persone strane. Ma io, cioè, sconvosto, mezzo, cioè, dopo magito, 30 minuti di video, io magito. Questo per me sono 30, non so voi come vi digerite, non so come dovranno scalare. So pure 500 euro. Cioè, quindi, detto questo, se sopravviveremo con tutti con tutto questo, ci rivedremo al prossimo video con aggiornamenti e cose nuove, giochi di ruolo, perché probabilmente avremo anche molto più tempo per studiarci questo, un po' meno per giocare ai giochi da tavolo. Se il video vi è piaciuto, vi ha aiutato a informarvi su queste nuove uscite, ci mettete un like, ci commentate, vi ho chiesto anche se avevate dei pareri su alcune cose durante il video, magari se vogliono, sì, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, così arriva la campanellina. Esatto, attivate la campanellina per le notifiche per i video che usciranno settimanalmente. Detto questo, un bel saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao. How far can we get if we sail a little bit higher?